Io ti conosco. Lo so chi sei. E no, bello mio, no. Non mi freghi più. Abbiamo trascorso tutta una vita insieme. Avanti! Provaci! Fa del tuo peggio! Tanto lo so che non esiste. Qualsiasi cosa... Scusa. Sarà usata contro... Francesco! Francesco, scusa. Un attimo solo, Greg. Fa qualcosa da vestito, veramente non si può vedere. No, questo è un costume di prova, perché è in sartoria, quello arriva domani. È una settimana che mi dici che arriva domani il costume. È colpa mia o del budget, scusami? Allora... Sempre il budget. Vabbè, prova a metterci un... Sì, sembra un cameriere così. Va bene. Scusa, Francesco. Scusami, Francesco. Tieni queste due. Ecco, così. Girati un po' così. Grazie. Maria? No, dai, Greg, però. Il telefono no. Sì. Scusa. Sì. Scusa. Aspetta. Non riesco a capire niente. Prenditi più spazio. Ma come con me? Come ti viene in mente, scusa? Ma io non lo sento da Natale. Forse anche un pochino meno sentito. Calmati. Non... Partiamo da... Come è scomparso? Avanti, ti sfido. Ma da quando? Avanti, ti sfido, provaci. Va bene, adesso calmati. Non come faccio? C'ho la prima tra quattro giorni. Va bene, cerco di capire. Ok, adesso mi organizzo. Ciao. Ehi, Kate, ciao, ti stavo richiamando. Sì, senti, Kate, sono partito per la Puglia. No, non ti sto prendendo in giro, Kate, è successa una cosa grave. È scomparso mio fratello. No, ho un fratello. Cioè, avrei voluto dirtelo, però... Kate, io lo vedo soltanto a Natale, mio fratello. No, aspetta, Kate, per piacere, aspetta! Aspetta un attimo, Kate! Ciao, Kate. Volevo dirti che sono arrivato. Mi chiami per piacere. Ciao. Grazie. Prego. I bambini li ho mandati da mia mamma. Senti, quanti anni hanno? Cecco. 10 e Giorgia 8. Che cosa gli dico? Che cosa gli racconto? Maria, vedrai che torna. E se non torna? Il maresciallo ha detto che prima di 72 ore non possono fare niente. Scusami, ma tu non hai notato nessun comportamento strano, so. Ma no, questa cosa con le mani la fa sempre anche tuo fratello, mi dà un fastidio. Scusami, Gregorio, scusa, è che io non ho dormito tutta la notte, sono stanca. Ma tra voi le cose sono a posto, sì? Sì. Sì? E dall'azienda non ti hanno detto nulla? Ho chiamato Michele, mi ha detto che... Michele? Sì. Ma c'è ancora Michele? Sì. Vabbè, ti preparo la stanza. No, guarda, io mi sistemo qui sul divano.
Anche perché non starò moltissimo, io tra quattro giorni ho la prima. Sì, me l'hai detto. Ti prendo gli asciugamani, le cose. Grazie. Prego. Fatta abbrazzare, ma... Oh, e non mi aveva detto niente nessuno. Ah, si è fatto vecchio, davanti. Tu Yanko, ti piace. Che è successo? No, lavoro. Vieni, pigliamo un caffè. Ma ti sembra normale sparire così? Ma sei cacciato in qualche guaio? Qua nei guai stiamo tutti noi. Sono due mesi che mi rimezzo lo stipendio. E non sono lo solo. Quanti siete qua? 22. Finché dura. Siamo messi male. Non so più che c'è a fare. Chi li ha fatti questi? Sono di Freita. Mio fratello? Le camicie che dovevamo consegnare vengono apposta dagli inglesi per accattarle. Era importante per noi avvenderle. E ora, che c'è a fare? E perché? Perché questo non è un mistero di me, è un sogno. Gregorio. Sì? Vieni qua, pigli sta stoffa. Guarda. Tuo fratello se l'ha accaparrata dopo un'asta di 2 ore e mezza. Battista di lino della Normandia. Dietro ogni centimetro di questa stoffa ci stanno generazioni intere di lino corto. Io non so che ci farei con questo. Mm? Una camicia da uomo. La presente quella col colletto alla coreana. Noi di solito lo usiamo per fare camicia da femmina. Io per questo la userei. Poi se tu racconti bene questa storia delle generazioni che stanno dietro ogni centimetro di stoffa, li convinci i compratori. Oh, mazzo, che go. Bisogna sapere parlare l'inglese bene. A malapena saccio dire happy birthday. Come hai detto, scusa? Happy birthday. No, mica è. Happy birthday. Parlando da poco? Happy birthday. Happy birthday. Lascia stare di più. Scusa, puoi levare? Sì. Aspetta. Che c'è? Che c'è? No, niente. Perché siete uguali. Sono un'idea quante volte da piccolo ho chiesto a mio fratello di sostituirmi alle interrogazioni. Mai una volta che mi abbia detto sì. Mai. Ma tu sei sicuro che io devo venire per forza? Scusa, metti che mi chiedono qualcosa che non so. Poi l'azienda appare più affidabile, no? Se si dà un'idea di famiglia unita. Stai incominciando a parlare come lui. Tieni. And what about Otranto? Otranto, it's a wonderful place to visit. You should go. I will. Mr. Manny, you sound like a different person. Yeah. I mean, the last time we met, your English was, excuse me if I say this, but it was terrible. And now it's really good. How come? Oh, yeah. He studied in Lecce every day for 3 months at the British school. See? Like crazy. 3 months. That's amazing. Amazing. It's been a very enjoyable afternoon, but I think we should get down to business now.
are. Well, we're agreed. You've done a very good job. But, no offense, Mr. Manny, your competitor's product is almost the same as yours, yet cheaper. Almost. You see, that almost is what makes the difference. My grandfather would check every seam himself, and my father too. And I'm proud to follow in their footsteps, maintaining family tradition of quality. Okay. Facciamo un brindisi? Yes. A toast? Sure. To quality? To quality? Giuro. Quando ha detto sound like a different person, io volevo morire. Anche perché è evidente, siamo completamente diversi, mio fratello. Ma to, con questa storia, siete uguali. Ascoltami, io sono più bello. Dai, è ovvio. Poi io sono quello che si è sempre tuffato dallo scoglio più alto, tu invece. Certo, Domenico odia tuffarsi, odia il vuoto. No, guarda, si tuffava, però da un sassolino così. Una volta lui voleva tuffarsi dallo scoglio più alto. Ma era perché si era innamorato di una ragazza, sai? Mi piaceva tantissimo. Ma io ho detto, ti aiuto io. Io mi tuffo dallo scoglio più alto, poi tu riemergi, ti presenti a lei, ti prendi il merito. Allora prendo la rincorsa, a un certo punto invece mi vedo superare da lui, lui si lancia dallo scoglio più alto, fa un tuffo bellissimo, elegantissimo. E lei? Lei? Non si è accorta di niente. Come no? No. E poi che è successo? Beh, dovresti saperlo. E perché? Perché quella ragazza è di te. Come ero io? Ma non me l'ha mai detto. Non me l'ha mai raccontato. Chissà quante cose non mi ha mai detto. Forse Domenico aveva bisogno di me e io non ci sono stata. È colpa mia, per questo lui se n'è andato. Ascoltami. Forse magari anche perché l'azienda andava male. L'azienda non andava male. Domenico mi ha sempre detto tutto, l'avrebbe detto. Magari non te l'ha detto perché non ti voleva preoccupare. O perché non c'è riuscito. O perché Domenico è uno che ha sempre controllato tutto e magari per una volta nella vita non voleva più controllare nulla, no? Che succede? E non è sempre un male. Pronto, Kate? Aspetta, fammi parlare. Si chiama Domenico, è mio fratello. E siamo gemelli. Sì, è tornato, poi ti racconto. Senti, Kate, mi sa che io voglio passare un po' di tempo giù. E vorrei che ci fossi anche tu. Magari ti presento la mia famiglia. Certo che ne parliamo. Kate, posso venire da te?